E noi continuiamo sempre a parlare di occupazione, lo facciamo in collegamento con Vincenzo Cavallo, segretario di CISL Basilicata, che ringrazio per la disponibilità. Buongiorno segretario. Buongiorno a lei. Segretario, come CISL state elaborando un documento di proposte da sottoporre alle forze politiche, quali sono i dettagli, cosa ci può anticipare? Sì, stiamo lavorando a un'agenda, la nostra agenda da presentare a tutte le forze politiche e a tutti i candidati che si prestano a effettuare la campagna elettorale su una decina di temi. Tra questi, i più importanti sono le aree interne, perché ormai è diventato un problema annoso per quanto concerne la nostra regione, lo spopolamento, l'andata via delle banche. Lei tenga presente la desertificazione delle banche, dei servizi, quindi venendo meno i servizi è normale che non possiamo sperare che nelle aree interne la gente continui a vivere o a rimanere. Il problema della sanità, che è un problema che è attenzionato dai sindacati ormai da tantissimo tempo, che non ha mai trovato risposte e confronto con la parte politica ancora oggi in questa regione. La parte dello sviluppo, lo sviluppo industriale, perché se non riusciamo a creare posti di lavoro, noi non riusciamo a mantenere i nostri giovani nella nostra terra. Noi abbiamo fatto perdere il sogno ai nostri giovani. I nostri giovani hanno diritto di sognare, ma di sognare nella nostra regione. Tante le priorità abbiamo sentito, partendo proprio dalla sanità, che resta, diciamo, un problema dell'intero paese, ma che avvertiamo anche qui in terra lucana. Quali sono le vostre proposte per migliorare il servizio sanitario regionale? Come le dicevo, il problema della sanità è un problema attenzionato e sotto i riflettori del sindacato ormai da tantissimo tempo. Il problema dell'invecchiamento della nostra popolazione crea ancora ulteriori problemi. Occorre una sanità più a misura d'uomo, più vicino alle comunità, soprattutto per le cose che le dicevo. Siamo una regione dove il 96-97% del territorio è area interna, le infrastrutture sono carenti, la popolazione invecchia giorno dopo giorno. Non ci sono anche, diciamo, i mezzi per poter spostarsi dai paesi interni a centri più grossi anche per le minime visite. Quindi noi quello che chiediamo è anche una sanità di prossimità sui territori. Questo non è il momento di piantare, noi come CISL lo stiamo dicendo da tantissimo tempo. La politica da sola non può risolvere i problemi. È il momento in questa regione come in questo paese di creare quel grande patto, quel patto sociale che mette insieme politica, sindacati, mondo imprenditoriale per far sì che noi possiamo ancora continuare a dare una speranza a chi oggi vive in questa regione. Dalla sanità all'occupazione c'è ancora il nodo legato a Stellantis. Quali sono gli aggiornamenti, segretario? Allora, Stellantis è come la sanità super attenzionato, soprattutto non soltanto a livello regionale ma anche a livello nazionale. Ci sono dei tavoli aperti, ci saranno altri tavoli nei giorni prossimi, nelle prossime settimane. Quello che chiediamo oggi è una chiarezza sui tipi di investimento e sulle risorse che ci saranno all'interno di quello stabilimento. Ormai è conclamato il fatto del passaggio all'elettrico, ma quello che noi chiediamo come sindacato è che il passaggio all'elettrico non venga fatto sulle spalle dei lavoratori. La situazione è complessa, nello studio parlavate della vertenza ILVA, noi nel Mezzogiorno oggi abbiamo due grandissime vertenze, che ex ILVA e Stellantis, che danno lavoro a migliaia e migliaia di lavoratori. Tenga conto che se dovesse venire meno Stellantis, soprattutto nella nostra regione, sarebbe la catastrofe per quanto concerne anche il PIL di questa regione. Segretario, in un mondo del lavoro in continua trasformazione, dove cambiano gli strumenti, emergono nuove competenze, ma anche nuovi fattori di rischio, quali punti secondo voi che dovrebbero essere maggiormente attenzionati?
Proprio per le cose che diceva lei, in un mondo del lavoro che cambia velocemente, l'intelligenza artificiale, lo smart working, dobbiamo far sì che i lavoratori abbiano sempre di più una formazione continuata e continuativa. Solo così noi potremmo, ecco, sfidare queste nuove tecnologie e questo nuovo modo di, pensare il lavoro in questa nazione. Segretario, ne ha anticipato prima in parte, però in Basilicata sembra, diciamo, accelerare la desertificazione bancaria, un trend che mette a rischio un servizio fondamentale per la comunità. Sì, tenga conto che negli ultimi tempi nella nostra regione su 60 comuni ormai non ci sta più un ufficio bancario, in altri 30 comuni ce n'è soltanto uno. È un problema veramente grave per le cose che le dicevo. Se noi dobbiamo fare delle politiche serie per le aree interne, per far sì che la nostra gente, la nostra popolazione continui a vivere e continui anche a salvaguardare quei territori, è necessario che quelle persone, la nostra gente ha bisogno anche dei servizi. Le banche hanno profitti incredibili, le banche che chiudono, gli sportelli che chiudono non sono in perdita, devono fare anche un servizio sociale, non soltanto di carattere economico. È un problema purtroppo che non riguarda soltanto la Basilicata, ma riguarda tutte le regioni d'Italia. Nella nostra regione il problema è ancora più grave, proprio per le cose che dicevo prima, visto che ci troviamo in un territorio dove il 96% è area interna. In conclusione, quindi, segretario, un'altra piaga da combattere sono sicuramente le morti e gli infortuni sul lavoro. In tal senso prosegue la vostra mobilitazione. Sì, in un paese che si dichiara civile non è possibile che ancora oggi un padre, una madre di famiglia esce di casa per andare al lavoro e non fa più ritorno. Come CISL noi abbiamo intrapreso un percorso diverso da CGIL e UIL, stiamo facendo in tutti i territori, in tutte le aziende, incontri, assemblee proprio per attenzionare ai lavoratori il problema della sicurezza sui posti di lavoro. Investire sulla sicurezza è un investimento che paga, a differenza di tante aziende che continuano ancora oggi a pensare che investire sulla sicurezza sono, diciamo, soldi persi. Va benissimo, grazie segretario, è stato veramente molto esaustivo e chiaro. La ringraziamo per il tempo che ci ha concesso e le auguriamo un buon lavoro e buona giornata.